Siamo con Mister Lupo. Mister, la delusione è tanta, cosa ha detto ai suoi ragazzi e cosa vuol dire ai tifosi che vi hanno sostenuto fino alla fine? Ma è quello che gli ho detto alla fine. Qui non è questione di impegno o no, è questione che a volte, cioè, se uno dovesse pensare solo al fatto che uno si impegni, vincerebbe sempre la squadra che si impegna di più. Nel calcio ci sono altri valori, altre situazioni. Non penso che oggi sia dovuto da uno scarso impegno. Credo che qualitativamente loro, sia una squadra molto forte, ci ha messo in difficoltà e noi da parecchio tempo siamo un po' monchi da un punto di vista offensivo. Con questo non voglio trovare scuse, però è un dato di fatto. La mancanza di... Non mi sono mai appellato durante l'anno alla sfiga o alle assenze o a quello che è. Però perdere l'unico centravanti che abbiamo, ci ha penalizzato tanto. Perché è così. Però non voglio che sia un luogo comune tutte le volte che non si riesce a vincere una partita ed è tanto che non lo facciamo e quindi... È giusto anche prendersi le critiche, però non mi va di sentir dire che è mancato l'impegno, perché non è così. Che ripeto, allora se qualunque squadra si impegnasse di più vincerebbe le partite, ma purtroppo non è così. Non so, sono rammaricato perché mi sento responsabile di non essere riuscito a raggiungere l'obiettivo, quello sì. Però è altrettanto vero che poi a bocce ferme bisogna fare anche delle considerazioni calcistiche, di valori, non è detto che un giocatore che si impegna fa la differenza, ci sono anche dei valori oltre l'impegno. Probabilmente è altrettanto vero che qualche giocatore potrebbe fare di più da un punto di vista personale, siamo arrivati col fiato corto da un mese e mezzo, da questa parte, però è sempre, non mi sento di dire che ho visto negligenza o menefreghismo da parte, perché non ho mai visto togliere la gamba a nessun calciatore. Oggi loro sono stati più bravi di noi, hanno giocato una gran partita, erano più rilassati anche mentalmente, avevano dei valori enormi davanti, invece noi abbiamo dovuto far giocare qualche giocatore fuori ruolo per adattarci alle mancanze. Via, però non buttiamo sempre la cosa sul fatto dei leoni, 11 leoni, cioè nel calcio ci sono squadre che combattono e spesso e volentieri non riescono a vincere, ma non solo perché combattono e basta, cioè, nel calcio esistono altri valori, cioè esiste anche il valore calcistico oltre che quello temperamentale e questo è quanto, cioè noi nel girone di ritorno probabilmente abbiamo avuto delle mancanze un po' per sfortuna, perché la rosa era abbastanza corta e un po' perché dinamiche di che ne so, di qualche giocatore che non ha reso quanto ha reso nel girone di andata. Però nessuno qui ha la colpa di quello che è successo oggi, perché la società ha fatto di tutto per metterci in condizione di raggiungere l'obiettivo. Con questo la ringrazio per l'opportunità che mi ha dato. E i giocatori idem, hanno fatto quello che dovevano fare, purtroppo i dati dicono che le ultime partite non abbiamo fatto bene, ma non è solo questione di impegno. Se no tutte le volte che una squadra si impegna di più vince, non è così. Cos'è cambiato dalla Sanremese delle prime giornate a quella di oggi? Dovremmo stare qui 2 ore a parlare di questa cosa, cioè, quindi non è che posso spiegarti cos'è cambiato. Una mentalità diversa Ma oppure no, cioè, c'è. gli ultimi 2 mesi sono stati 2 mesi non all'altezza, ma per diverse vicissitudini, non perché c'è qualche giocatore che non mette la gamba, non si allena, perché sono stato con loro tutto l'anno. E li vedo. E anche oggi mi sono arrabbiato, tra virgolette, con la gente, ripeto, alla quale devo tanto e sarò sempre grato per quello che hanno fatto, però non deve essere un luogo comune. Dovete tirare fuori le palle, non basta vincere partite con le palle. Oh. Io oggi ho giocato con Gagliardi punta centrale.
Perché siamo stati sfortunati che Loreto ha avuto un problema. Non dico che con Loreto avremmo vinto la partita, però sicuramente era un terminale diverso. E questo ci siamo dovuti adattare tutto l'anno, tutto i 2 mesi da questa parte, perché siamo stati anche un pochettino sfortunati. Perché se pensate che di là c'è un giocatore che fa la panchina, che ha fatto 14-15 gol come Chiesa, l'altro centravanti esce, come si chiama, Brogini, entra Romagnini, cioè, purtroppo c'è anche da fare quelle considerazioni qui, queste cose sono cose, perché sarò logorroico, ma ripeto, non è che basta solamente impegnarsi, allora io per impegno dovrei allenare l'Inter, per impegno, per quanto ho fatto io quest'anno qua, dovrei allenare l'Inter, ma non basta perché sono limitato e se alleno la Sanremese in D, vuol dire che ho dei limiti, però non è che è mancato l'impegno, avrò dei limiti sui quali dovrò andare a lavorare, uguali sono i miei giocatori, ma non diamo sempre la cosa di dire non hanno tirato fuori le palle, perché non bastano solo i coglioni per vincere le partite. È altrettanto vero che in questi 2 mesi tanti dei miei giocatori sono andati in fase calante, questo sì. Vuole fare un bilancio di questa stagione e guardare già alla prossima? Bah, io posso guardare la prossima, anche perché le dinamiche sono talmente grandi che non spetta a me valutare quello che sarà il futuro qui a Sanremo. Io il bilancio lo faccio innanzitutto, ripeto, ringraziando tutti, perché nonostante tutto l'esito è stato negativo da 2 mesi a questa parte, però abbiamo pur sempre raggiunto un secondo posto e l'anno prossimo la Sanremese si ritroverà a fare la Team Cup e dovrà per forza di cosa migliorare la posizione che ha ottenuto quest'anno se vuol vincere il campionato. Il bilancio, l'avevo detto prima di questa partita, poteva essere straordinario se avessimo vinto i playoff, mentre invece un bilancio per quanto mi riguarda positivo per tanti motivi. Ho solo il rammarico grosso di non essere riuscito a dare delle soddisfazioni più grandi di quelle che si era preventivato a 2 o 3 mesi dalla fine. Però non ho niente da rimproverarmi, niente. Grazie, mister. Grazie a voi.